Suona la sveglia tua, il presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate Claudio Ferrante, sollecitando l'inizio dei lavori di rimozione delle barriere architettoniche sulla strada parco che collega la città adriatica con Pescara. Nel corso di un vertice tecnico che si è svolto qualche giorno fa in municipio, si era parlato di un'imminente apertura del cantiere per permettere la piena accessibilità ai diversamente abili lungo l'ex tracciato ferroviario che a breve dovrebbe ospitare il transito dei bus a metano. Si è discusso anche della rimozione delle barriere lungo le molte strade d'accesso alla strada parco, ma fino ad oggi, spiega Ferrante, non abbiamo ancora potuto vedere nel dettaglio il Se progetto. esiste un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche per la strada parco, sicuramente il merito è dell'Associazione Carrozzine Terminate perché sono 10 anni che se ne sta occupando. Grazie alla sensibilità del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, siamo riusciti ad incontrare la tua, ma non abbiamo visto nessun documento, nessun progetto di variante. Noi abbiamo chiesto che i lavori non inizino, perché assolutamente la tua deve farci vedere il documento, perché noi dobbiamo sapere quanti, quali e dove queste barriere architettoniche saranno eliminate. Come saranno eliminati tutti i dislivelli che si trovano all'interno della strada parco, tutte le strade di accesso alla strada parco, perché sono piene zeppe di barriere architettoniche. Dove si troveranno tutti quei marciapiedi che hanno barriere architettoniche ineliminabili e devono essere assolutamente interdetti ai pedoni, con problemi di qualità della vita per tutte le persone che ci abitano lungo la strada parco. Soprattutto vogliamo sapere dove saranno questi attraversamenti pedonali semaforici. E vogliamo sapere un'altra cosa davvero molto ma molto importante. Verranno abbassate 37 banchine e riguardano la fermata dell'autobus. Bene, queste banchine sono alte 30 centimetri, le abbasseranno di 15, ma i mezzi acquistati sono di 34 centimetri. E allora noi ci chiediamo, siccome ci sarà un dislivello di 14 centimetri, perché abbattere queste banchine di fermata? Cioè, siamo all'assurdo che dovremmo creare, addirittura non abbattere, ma creare altre barriere. Allora basta, non è più accettabile tutto ciò. Vogliamo assolutamente essere assicurati con documenti certi, perché vogliamo che i mezzi pubblici che hanno deciso che passeranno sulla strada parco siano davvero accessibili a tutte le categorie, anziani, mamme con il passeggino e soprattutto persone con disabilità. Incontreremo nuovamente la tua nella settimana prossima. Bene, ci sono le carrozzine a disposizione. Metteremo le carrozzine a disposizione dei tecnici, del presidente della tua, dei sindaci di Montesilvano e di Pescara, perché dobbiamo andare sul posto a vedere davvero quale macello è stato creato.